Ciao a tutti, ho preparato le dosi per fare le pucce salentine, almeno ci provo, questa è la prima volta che le faccio. Le farò con il licoli, qui lo sto sciogliendo con una parte di acqua, dell'acqua che ho preparato. Ci verso poi dentro le due farine, la semola e la farina zero. Vado a far girare in planetaria con il gancio. Man mano aggiungo l'acqua, ci metto il malto, un cucchiaino di malto, un cucchiaino scarso. Poi verso l'olio, lo metto in due volte. E poi il sale e faccio girare fino a che l'impasto non diventa liscio e omogeneo. Bene, l'ho messo dentro una ciotola oliata e faccio appena un giro di pieghe, soltanto un giro di pieghe in ciotola, poi lo copro con la pellicola e lo lascio fino al raddoppio, quindi ci vorranno all'incirca 5-6 ore. Ed eccolo qua. Ora lo verso sul piano di lavoro, lo infarino un pochino. Ok. Bene, adesso senza toccarlo molto, vado a fare le pezzature. Con questo impasto io ho fatto 5 pucce. All'inizio ho diviso in questo modo perché pensavo di farne 4, però comunque 4 se vi piacciono belle un po' grandine, 4 pesano ognuna poco più di 2 etti, però mi sembravano un po' troppo grandi, poi le ho ridiviso e ne ho fatte alla fine 5. Così, ecco, senza toccarle molto. Ecco qui, ho tolto i pezzettini, vedete, perché poi ho pesato e ho deciso di farli un pochino più piccoli. Piego i lembi così, senza lavorarlo proprio tanto, è come se facessi i panetti della pizza. Li piego al centro e poi arrotondo, così. Ok. Vabbè, insomma, non è che devono essere di 2 etti, 200 grammi precisi, insomma, se sgarriamo di 10 grammi non è la fine del mondo, voglio dire. Le pucce salentine sono appunto originarie della Puglia, ma si fanno anche in tutta Italia, perché ci sono molte, almeno qui vicino a me, vicino a Roma, ci sono diverse pucerie. Quindi invece di pizzeria, puccerie, e questi panini vanno serviti, vanno farciti con tantissime cose, quindi pomodoro, mozzarella, alici, capperi, di tutto e di più. Sono molto buone, vanno servite calde comunque. Bene, ecco qua, le 5 pucce. Ora le metterò a lievitare. Se volete potete usare la carta forno, ma io ho preferito metterle, ecco così, con un telo sotto, divise perché poi cresceranno e si allargheranno. Non le ho abbassate, di solito vanno abbassate, ma tanto queste sicuramente si allargano poi nella lievitazione. E quindi le lascio lievitare ancora per 2 o 3 ore, poi le vediamo visivamente. Bene, sono passate all'incirca 3 ore, controlliamo un attimo la lievitazione. Naturalmente dipende molto dalla stagione, dalla temperatura. Sì, sono quasi pronte, vedete, tornano ancora leggermente su, potrebbero stare un altro pochino. Nel frattempo accendo il forno così si scalda per benino.
E l'ho messo a 240 il forno, la temperatura, però poi quando ho infornato dopo 5 minuti ho abbassato a 220. Io procedo così, vedete, con le mani delicatamente e le appoggio sulla teglia. Per adesso ne metto soltanto 3. Non le tocco, ma se volete potete abbassarle. Potete abbassarle un pochino, ma delicatamente, con le mani, prima di infornare, se vi piacciono più bassine. Ecco, qua si stanno già gonfiando, ci è voluta presso a poco un 30 minuti. Ho abbassato prima a 220 e poi alla fine a 200 ed ho lasciato a spiffero 5 minuti. Eccole qua. Sì, forse anche fin troppo cotte, ma no, però io le preferisco così. L'aspetto è bello. Aspettiamo un attimino che se ne freddi una, così la apro e vediamo l'interno. Eccole qua. Beh, non sono male. Forse dovrebbero essere un pochino più vuote dentro, eh. Però possono andare, il profumo è ottimo e a questo punto le facciamo a modo nostro. Ciao a tutti, vi ringrazio della visione, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!